Chiesi, la prego, concluda. Presidente, se non concluda. È vero, chiedo scusa. Se non è vero, la seduta è sospesa. Dunque bagarre in aula alla Camera dei Deputati nel corso dell'esame del DDL collegato alla manovra che contiene anche la riforma del processo civile. A far esplodere la tensione sono state le parole del deputato di Italia dei Valori Antonio Borghesi, che replicando all'intervento del leghista Matteo Brigandì ha ricordato il periodo passato dall'esponente del Carroccio in carcere. Dei banchi della Lega, come avete sentito dalla diretta dell'aula, sono esplose le proteste che non si sono placate nonostante ripetuti richiami di Gianfranco Fini. Alla ripresa della seduta, il presidente dei deputati della Lega Nord, Roberto Cota, ha definito inaccettabile le parole di Borghesi. Perché non può passare una cosa del genere. Allora, noi abbiamo assistito ad un intervento politico da parte del collega Brigandì, che ha messo in luce un aspetto politico, e cioè che qui esiste qualcuno, un partito, un gruppo parlamentare e alcuni esponenti di questo gruppo, che sono specializzati nel fare la morale agli altri, ma nel non accettare di applicare la stessa morale a se stessi. E questo è un fatto politico. A fronte di questo abbiamo assistito ad un intervento inaccettabile, che ha fatto riferimento in maniera volgare e maldestra ad una vicenda personale che ha riguardato l'onorevole Brigandì, una vicenda personale per la quale l'onorevole Brigandì è stato assolto. Sia Antonio Borghesi che il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, si sono poi scusati con il leghista Matteo Brigandì.